più di 2700 volumi della biblioteca del giornalista Bruno Fallaci, zio della celebre Oriana, sono stati donati dai nipoti della seconda moglie di Bruno, Anna Boccellari, al comune di Gragnano. La libreria è stata posta in una stanza della canonica della chiesa di Casaliggio, paese originario di Anna. I nipoti di quest'ultima, dopo aver scoperto una lettera di Bruno che chiedeva di non disperdere la sua raccolta, hanno deciso, alla morte della moglie avvenuta alcuni mesi fa, di raccogliere il materiale e donarlo. Noi nipoti, conoscendo il desiderio di zia Anna di mantenere unita la biblioteca di suo marito Bruno Fallaci, abbiamo pensato, visto che zia ha deciso e desiderato di essere sepolta a Casaliggio accanto ai fratelli, donare questa biblioteca. Che tipo di collezione è questa? Beh, intanto una collezione libraria di un uomo della fine del 800, all'inizio del 900, un uomo di cultura, un grande giornalista. E poi non dimentichiamo, comunque, era anche lo zio di Oriana Fallaci, quindi un uomo che ha fatto un pezzo di storia, che ha lavorato alla rifondazione del Corriere, che era stato chiuso nel 1945 per un mese e poi viene riaperto e con il Corriere dell'Informazione, ma poi lui lavora per rifondare il Corriere. Quindi direi che è una collezione internazionale, diciamo, con un'apertura internazionale sull'Europa dell'inizio del Novecento e metà del Novecento. Per rendere fruibile al pubblico la collezione libraria bisogna però aspettare la catalogazione e l'inserimento nel sistema bibliotecario nazionale ed europeo, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Naturalmente questa quindi è un'occasione importantissima per dare sviluppo alla cultura, quindi anche a livello locale, la nostra biblioteca, e proprio anche approfittando di questa donazione vorrei appunto che il nostro territorio potesse essere la start-up di un progetto più ampio, che magari potrebbe riguardare anche i territori vicini, limitrofi, di sviluppo della cultura e nello stesso tempo di promozione del nostro territorio.